Stasera abbiamo assistito con la presentazione del libro del figlio dell'onorevole Cheffallo, di Antonio Cheffallo, ad uno spaccato di vita che ha riguardato le nostre piccole comunità. Infatti è stato detto durante i lavori che c'è stato un prima e un dopo. Il prima era l'attività, il fare da parte dei politici. Infatti l'onorevole Cheffallo all'epoca era presidente della provincia, che era impegnato per la realizzazione di grandi infrastrutture per riscattare questo nostro territorio dall'isolamento, quindi la costruzione della strada che non c'è. Ma nello specifico io sono stato testimone del grande attivismo, del grande impegno dell'onorevole Cheffallo per la realizzazione della diga sul Melito, un'altra grande infrastruttura che diciamo, apportava un grande beneficio a questo nostro territorio che oggi è ancora ferma. Quindi il prima era costituito dal grande impegno, da una visione, una visione progettuale per l'intera comunità e per i territori. Il dopo invece è costituito dal deserto delle idee, dall'incapacità, e quindi il riscatto di questi nostri territori è completamente fallito, e quindi oggi ci troviamo a vivere una marginalità proprio perché non c'è stata la capacità di uomini il cui impegno doveva essere finalizzato a riscattare questi nostri territori, e oggi ancora di più con le vicende di ordine generale che hanno eroso i margini di tipo finanziario e di tipo economico per poter pensare ad un rilancio e ad una crescita.